Buonasera a tutti e benvenuti. Perché la scelta dell'Università Cattolica come luogo dell'incontro? Per due motivi. In questa università, in questa sala, nella biblioteca del Rettore, il signor Ennio Doris negli ultimi anni incontrava gli studenti, il professore Andrea Perrone, e gli amava intrattenersi con loro, con i giovani studenti, affascinati dal suo carisma paterno, ma non stava qua né qua. Passeggiava in mezzo a loro, sempre cercando di capire il loro sentimento, cercando di interagire sempre comunque. Secondo motivo, il signor Doris, nella sua attività professionale, nella creazione di Banca Mediolanum e in tutti i suoi rapporti con i clienti, consulenti finanziari, dipendenti, si è sempre ispirato ai valori cristiani, al Vangelo che lui amava citare molto spesso. E questi sono gli stessi valori che sono la base della finalità costitutiva dell'Università Cattolica. Perché la presenza di tanti banchieri? Il signor Doris aveva stima e rispetto di tutti gli esponenti dell'industria bancaria e finanziaria, molti di presenti lo possono testimoniare, e per le autorità di vigilanza. Per tanti di loro egli ha rappresentato una guida, un innovatore, un maestro di vita. Egli ha sempre messo a disposizione la sua intelligenza e il suo impegno per contribuire al benessere, alla crescita del nostro paese Italia, che lui tanto, tanto amava. L'Istituto di Economia Aziendale della Facoltà di Economia di questa università è stato tra i primi a credere nel successo di Banca Mediolanum, costituendo già nel 1998 un osservatorio sulle banche telefoniche, perché Banca Mediolanum nacque come banca telefonica, e pubblicando nel 99 una ricerca su Banca Mediolanum, sul dato a scala, con la prefazione profetica del signor Doris, che già allora prefigurava per Banca Mediolanum un posto tra le prime banche non solamente in Italia ma in Europa. Era dell'11 gennaio del 99, quindi scritto ai fine mesi del 98. Ringrazio tutti i presenti, i relatori, l'Associazione di Studi Banche e Borse, di cui Banca Mediolanum è socio dal 97, il rettore dell'Università Cattolica, le autorità presenti, Banca d'Italia e Corso, e numerosi giornalisti. E infine sono riconoscente all'assessore al bilancio e al patrimonio del Comune di Milano, dottore Manuel Conte, qui presente in rappresentanza del sindaco Giuseppe Sala, per la recente iscrizione al Famedio di Milano del presidente Ennio Doris fra i cittadini per i meriti che si sono distinti nella storia della patria.